siamo a San Donà di Piave. Nazionale Calcio TV pronta a scendere in campo contro questa squadra meravigliosa. Andiamo da coloro che stanno in maniera parziale ancora perdendo 1-0, ma un arbitro che gioca a pallone, che già azzecca. Io cercavo un arbitro che desse ragione a noi, però mi sa che... E invece cosa vuol dire arbitrare e poi giocare? C'è differenza? Sì, molto più faticoso giocare. Senti, ma quei trucchetti che i giocatori fanno, la finta caduta, il colpetto, quello che li mettono in difficoltà, adesso in qualche maniera lo comprendi? Sì, lo comprendo perché comunque... Però dobbiamo cercare di evitare certe situazioni, chiaro. Dino, so che tu hai giocato veramente a certi livelli con giocatori seri, ma giocare con questi ragazzi, cosa hai provato? Pietà, tristezza? No, mi sono divertito anche perché abbiamo fatto primo tempo niente male, abbiamo giocato bene. Hai fatto un bel gol sul passaggio di? Tuo? Sì, è vero, passaggio tuo. Poi ho calciato. Alziamo la testa, io te alziamo la testa. Diglielo a sti ragazzi. I giocatori che giocano a testa alta ce ne sono pochi, veramente. Ha detto lui, eh? Molto molto caliente, una terna arbitrale non all'altezza. Grazie. Anche perché hanno dato un rigore a loro che non c'era. Ne valgo la facoltà di non rispondere. Qualche volta uno di voi si è mai pentito di quello che ha fatto? No, mai. Ma dai, non ci credo. Cioè, alla fine tutti convinti, anche davanti all'evidenza. L'errore c'è, ma fatto in buona fede non c'è di che pentirsi. Ragazzi, grazie di cuore, bravissimi, commenti. Grazie ancora, mister! Mister, la chiusa, venga! Perdere contro gli arbitri è sempre un qualcosa di ti rode un po'. Solitamente noi diamo la colpa a loro e loro si sono vendicati in questa maniera. Comunque, arbitraggio impeccabile? Assolutamente sì. No. Dobbiamo dire semplicemente che noi eravamo cotti. Mister, lei era cotto. Io per primo, ma lei per secondo, mi scusi. Quindi appuntamento alla prossima partita. Nazionalecalciotv.it, c'è il sito, vi sono le foto, i filmati e la sua storia. Sì. Allora cosa alla prossima, ciao, grazie. Il momento più difficile è la consegna delle maglie. Soprattutto qua del numero 2. Dino Baggio. Numero 14, Edo Soldo. Facci la mossa qui davanti, vai Edo, vai.
Marco Anelli. Marco Anelli, amico degli animali, animali. Oh, 13, Corallo. Corallo. Ora uno Corallo, bravo Corallo. 10, Cassone. 10, Cassone. Numero 2, 2, 2. Sì, 2. Galtieri. Grazie. Grazie, mister. Sentiamo uno che di calcio intende, questo presidente del Belluno Calcio. Siamo qua in zona limitrofe, un uomo che è dedicato la sua vita allo sport, hai giocato a pallone, come la vedi questa partita così apparentemente? Io obiettivamente vedo che è una gran bella partita. Di merda! C'è un impegno reciproco da una parte e dall'altra e si vede che si gioca veramente per la solidarietà con una gran... Per la testa mi passa che forse... No, a lui. A te passa poco. A me passa poco. Cosa mi passa per la... Cosa passa per la testa? Chi uscirà? Tu. Chi? Tu. Sei una merda.